Bentornati cari pigliamosche sul nostro canale e benvenuti a tutti i nuovi arrivati. Oggi avrei voluto parlarvi di Drosera regia, un pochino nozioni generali sulla sua coltivazione e su come poterla tenere in inverno, perché mi piace andare a fondo alle cose e vi voglio raccontare qualche curiosità su questa bella Drosera. Pensate, ho già preparato la base del video, però poi ho visto questa meravigliosa giornata di sole e non so che giorni saranno i prossimi, quindi magari quello su Drosera regia lo possiamo anche preparare all'interno della serra. Oggi voglio tenere fede ad una promessa, come già fatto nel video numero 63, di presentarvi un'altra buona dozzina di Sarracenia leucophylla, perché questo di metà autunno è il loro momento, le piante sono al massimo della loro forma e le Sarracenia leucophylla in questo momento vanno solo godute, solo annusate, solo guardate, solo coccolate e ammirate e amate. Aggiungiamo quello che si vuole, ma è tutto amore per Sarracenia leucophylla, la metà dell'autunno che ha così giornate luminose, così splendenti e così ancora tiepide, e che quindi mettono in risalto al massimo i loro colori e le loro forme. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi stanno accompagnando in questa meravigliosa avventura, tutti quelli che fin dal primo giorno, dall'apertura del canale, sono stati qua con me, con i loro consigli, con le loro proposte, con le loro richieste, e con tutte quelle che sono le testimonianze che quotidianamente ricevo di soddisfazione nell'aver applicato, non voglio dire i consigli, ma i punti di vista che ho proposto su questo canale. Perché ogni giorno ricevo davvero tantissimi messaggi, per esempio privatamente su Instagram o anche qua nei commenti sotto ogni video, che mi fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. Uno su tutti voglio ringraziare, che è Rinaldo Cilli di Guidonia, che fin dal primo giorno lui ha iniziato a scrivermi esprimendo le perplessità sulla coltivazione, mi viene in mente Rinaldo, vero, di Dionea, e tuttora quotidianamente ci sentiamo. Ora lui si è lanciato su coltivazioni anche più ardite, diciamo così, con Elianfola, Darlingtonia, e ce la sta facendo, sta modificando il suo modo di vedere e di coltivare, e insieme abbiamo stabilito questo feeling pur da lontano che gli consente di avere soddisfazioni e mi consente di avere la massima soddisfazione nel vedere che le sue piante e le piante di tutti quelli che mi scrivono appunto privatamente stanno bene. E voi lo sapete, io non vendo piante, io sono qua per divulgare ciò che in 40 anni ho imparato e per impedire ciò che in 40 anni io ho sbagliato. Quindi tutto quello che io propongo qua è unicamente per il miglioramento della coltivazione e della soddisfazione nel coltivare le piante carnivore. Adesso ci guardiamo questa carrellata di Sarracenia leucophylla, mettiamo una bella musica che ci accompagni, e i codici cosa sono? I codici sono il riferimento che nella mia collezione do a questi esemplari di Sarracenia leucophylla. Se volete vedere la lista completa di coltivazione all'interno del mio sito, che è ilpigliamosche.com, c'è la sezione piante carnivore in coltivazione con tutti i codici e quindi anche la tracciatura storica di ogni pianta, da dove arriva, come si chiamava prima, nel senso come la chiamava il coltivatore che l'ha avuta prima di me, o comunque da dove è arrivata. Ci guardiamo le nostre Sarracenia leucophylla al top della loro condizione, prossimo video dedicato a Drosera regia, che non bisogna lasciarla passare così come una roba banale, perché Drosera regia, ragazzi, ve lo dico già, ci ho studiato un po', banale non è. Ma adesso andiamo sulle Sarracenia leucophylla.
Cari pigliamosche, questo video dedicato a una seconda parte di Sarracenia leucophylla finisce qua. Io vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, vi ringrazio ancora per tutti gli attestati di stima che quotidianamente riceviamo. Noi ci vediamo al prossimo video, sicuramente su Drosera Regia, e fino al prossimo video noi rimaniamo svegli, perché chi dorme? Esatto. Ciao.